Bentornati ombre su Immortals Phoenix Rising, episodio numero 37 e ottava parte del primo DLC, una nuova divinità. Se vi siete persi quelli precedenti, mi raccomando, andateli a recuperare, il link ve lo lascio come al solito qua nelle schede. E vi chiedo anche un bel like a questo video per supportare la serie e il mio operato. Dunque, dirigiamoci verso la seconda prova di Efesto. Ne abbiamo completata una su tre, anche se in realtà prima di queste tre ne abbiamo già fatte altre due, che però evidentemente non classifica come prova, insomma. Allora, forza colossale, sì, adesso possiamo sollevare questi bei cubi pesantissimi, guardate qua. Beh, intanto direi di metterlo qui. E poi di là. Lo devo lasciare nel mezzo, oppure posso anche usare la forza bruta e tirarlo in malo modo là. Tipo così. Perfetto. Ok, andiamo. Eccoci qua, prova di combattimento di Efesto. Attenzione, il ritorno dei combattimenti, da quanto tempo? Prenderò un sacco di legnate perché non sono più abituato. Intanto, forziere. Però ho voglia di un po' di combattimento, via. Allora. In questo periodo, tra l'altro, ve ne sarete già accorti, sto cercando di portare due episodi al giorno per vedere di riuscire a finire questo DLC prima del rilascio del secondo, ovvero prima del 25. Ma non so se ce la farò, ragazzi. Non lo so, nel caso bisognerà rimandare per forza di qualche giorno il secondo. Penso non appunto di tanto rimandare, perché alla fine questo DLC non dovrebbe essere ancora troppo lungo. Però staremo a vedere. Allora, intanto qui cosa devo fare? Così prende. Se lo lascio giù però no. Qui abbiamo un box. Ah, forse lo devo mettere sotto. Vediamo se funge da appoggio. Su. Very good. Andiamo. Questa è un'arena. Dai, dai, che c'è un combattimento. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Eccoli i nemici. Spingi i nemici nel vuoto. Ah, ok. Quindi non li devo fracassare. Va bene. Come facciamo a buttarli sotto? Mi verrebbe in mente questa. Però no. Pure vediamo. Ah, guardate. Giù. Ok. Giù. Sì, ma sono troppo deboli. Cioè lì faccio secchi con due o tre colpi. Vai giù. 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 Un po' mi buttano giù a me. Vedete? Oh, che liberazione. Guarda, che liberazione. Questo qui mi sta antipatico. Vieni qua. Lo so, li devo buttare di sotto. Vedremo cosa succederà se lo faccio fuori tutti. Respawnano. A posto, allora posso divertirmi a farne fuori qualcuno ogni tanto. No, dai. Rimaniamo concentrati e focalizzati. Buttiamoli giù. Questa mi sembra una buona abilità per buttarli di sotto. E infatti. Via. Ok, buono. Beh. Ti è. Ok. No, questo lo faccio fuori, mi sa. Meno male che non l'ho colpito. Sai, fatto. Qualcuno dice: se hai un martello, ogni problema sembra un chiodo. Ma certa gente sembra già un chiodo. Quindi. Va bene, Festo. Come dici tu. Qua mi sa che c'è il forziere esatto. Andiamo a prendere il forziere. O meglio, andiamo ad aprire il forziere e a prenderci quello che ci sarà all'interno. Quindi credo proprio, in questo caso, le reliquie. Attiva.
Oh, oh, mi sa tanto di prova a tempo, vero? Oh, cacchio. Si vede che non lancio più frecce da un bel po'. Guarda lì come hai messo. Guarda, guarda che roba. Sono veloci, è difficile. Vabbè, questo è un turno di riscaldamento. Dopo c'è la prova vera e propria. Guarda lì. Oh, questo qua giù non si fa prendere. Dai. Nah, per uno. Vai, adesso sono carico. Guardate. Qui con mouse e tastiera molto più facile, indubbiamente. Potrei anche giocare con mouse e tastiera perché è compatibile. Ho visto anche la mia tastiera direttamente con la Play, quindi potrei farlo. Però poi... Tritone, araldo dei mari, la tua tromba sovrasta persino il ruggito delle onde stesse. Giusto. Però poi per tutto il resto mouse e tastiera, insomma, non mi trovo granché. Intendo per muoversi, combattere, eccetera. Però dove c'è da mirare, ovviamente, il mouse è un'altra roba. Allora. Ok. E la Peppa. Ci sarà lo stesso principio, immagino. Mettere sopra. Ah. Non ci arriva. Devo metterne un'altra. Ok. Cacci sua. No, l'ho preso? Ah, no, no, no. Gli ho solo dato una piccola scarica. Ok. Qua uguale. Ma con uno. Giusto? No, basta. Ok, credevo distruggesse anche tutte le altre. Ma se tolgo questo ci arriva lo stesso di là? No. Proviamo a metterlo un po' più nel mezzo. Very good. Avanziamo. Un'altra arena, un'altra sfida. Vediamo. Queste prove sono una brusca accoglienza in famiglia, lo so, ma sempre meglio della mia. Quando sono nato mi hanno buttato giù da una montagna. Povero. No, gli automi, no. No, sono tra i peggiori nemici in circolazione. Tre poi. Però teoricamente io dovrei essere un po' più forte del solito, quindi insomma, ti ho tolto un bel po' di vita. Bene, bene. Fuori uno. Aia. Mi sa che la vita non la possiamo recuperare, eh? Sì? No. Quell'abilità lì ce l'hanno tolta. Vabbè, non che mi serva, però era giusto per vedere. Ma basta. Fosforo, vai. Pensaci tu. E ora. Boom. Tic. Ok. Mi stordisco con una facilità disarmante. Siamo già alla fine? Va bene, va bene. Meglio. Così forse oggi prenderemo la benedizione di Efesto. Ragazzi, dovrebbe mancare solamente una prova. Altre due le abbiamo già fatte, come vi ho detto, quindi vai. Huh.
Ed eccoci qua, ci manca solamente una prova. Abbiamo ottenuto tra l'altro dei frammenti adamantini bianchi e credo adesso di poter potenziare qualcosa. Magari lo vedremo dopo se ci avanzerà del tempo. Allora, la prova è qua, ma qui mi pare servisse un requisito. Potere divino richiesto, ti serve il potere divino scambio di fosforo per raggiungere questa prova. Avanza nelle missioni di Afrodite. No! Mi ha scombussolato tutto. Ma se evoco... Ah, no, infatti non... No, aspettate, aspettate. Questo vale come... No, non vale. Scambio di fosforo non so effettivamente cosa faccia. Probabilmente crea una copia e mi posso scambiare con la copia. In modo da potermi teletrasportare subito là. Non lo so. Sta di fatto che non possiamo farla adesso, ragazzi. No... Ma che brutto, adesso quindi dovrei iniziare con le missioni di Afrodite. Intanto qua... Dove l'abbiamo presa questa? 40% stabilimento con combo con Ash mentre l'indicatore. Bellissima. Non me ne sono reso conto se l'ho presa oggi o già da un po'. Questa è la forza colossale, ok, non l'avevo ancora letta. E ok ragazzi, dov'è Afrodite? Qua... Andiamo da Afrodite, cioè non perdiamo tempo e andiamoci immediatamente, ma prima facciamo un salto alla fucina. Perché come vi ho detto, credo di poter potenziare qualcosina. Fucina, qua. Esatto, ascia, arco o armatura. Credo che valga come per il gioco base... Per tutte le armature, per tutte le asce, per tutti gli archi. Anche se qui mi mostra quelli che adesso ho equipaggiato. Quindi andiamo qua, io potenzierei l'armatura, via. Mi sembra quella più utile. Lista specialità. Abbiamo 50% rigenerazione resistenza. Ah però. Buona. Very good. Ok, sono soddisfatto. Allora, andiamo da Afrodite. Non mi sarei mai aspettato di iniziare in questo episodio Afrodite, ma a quanto pare è obbligatorio. Andiamo nel Pantheon, se me lo consentono. Ok, qui siamo più vicini. E poi Afrodite. Ah, convintissimo oggi di finire con Efesto. Niente. Va bene. Allora, Afrodite, Afrodite, io adesso... Dai, almeno un'altra prova la facciamo, perché, voglio dire, quella di Efesto è stata velocissima. Frammenti. E vai. Qui no. Vabbè, per prima cosa dobbiamo andare a parlare con Afrodite, altrimenti le missioni rimangono bloccate. Arriviamo, Afrodite. Ah, Phoenix, che piacere vederti. Anche con quei vestiti, eh? Quando scenderai al Pantheon ti ci vorrà innanzitutto un bel cambio di stile. Quindi, ignorando la frecciatina, anche tu pensi che io sia meritevole del Pantheon? Certamente! Quassù non siamo perfetti, ma siamo una famiglia. Sull'Isola d'Oro ci hai mostrato con estrema chiarezza il valore dell'amore e dello stare insieme. Segui il tuo cuore, Phoenix. Lasciati guidare dal mio amore. Ma, ecco, prendi anche la tua spada. Sei pronta a unirti a noi, ma non possiamo rendere le sfide troppo facili.
Eccoci qua. Vedo una zona abbastanza distante, senza prove né niente. Non credo sia solamente per abbellimento, ma forse può essere. Comunque, prima prova è qua. Dobbiamo andare a piedi per il momento perché non ho ancora sbloccato alcuna location per il teleport. Come saranno le sfide di Afrodite? Lo scopriremo tra un istante. Oh, che è sto fascio che sbrilluccica? Vabbè, iniziazione prova dell'amore. Ok, vediamo cosa ha in serbo per noi Afrodite. Ah, intanto mi sono già fatto male. Comunque vediamo se riusciamo a trovare il forziere. Andiamo proprio avanti, magari siamo in una posizione scomoda. Allora, là vedo un bersaglio rosso. Mi sa che bisognerà volare. Questa impressione. C'è un ticchettio brutto però. Non ditemi che adesso devo colpire questo in volo. Per proseguire. Tiene premuta le due frecce d'Apollo. Vabbè, sapevo già, grazie eh. Oh cavoli. Non è tanto simpatico. Vai. Vai, Phoenix. Più su. Ok, ci siamo. C'è il tempo di sicuro. Sì, quello là si è fermato. Ok. Ognuno va da sé, quindi. Perfetto. Ah, il forziere. Vediamo se adesso riusciamo ad individuarlo. Eccolo. Dai. Vediamo come te la cavi con l'arco, Phoenix. Fatti invidiare un po' da Apollo e Artemide. Ci sarà da fare il percorso con la freccia. Sì, ah, incendiare la freccia e poi anelli. Beh, sì. Elementare, Watson. Yeah. Ce n'era un altro di braciere, se non ho visto male. Bene. Very basic qua. Ma sono quelle in volo che sono un po' più antipatiche. Eccola di nuovo. Allora, me la fare veloce, quindi... Freccia. Cioè, si potrebbero anche colpire con le frecce normali, però il gioco stesso ci dice usa le frecce d'Apollo, perché in effetti quelle normali è un po' complicato. Dove devo andare? Qua. Oh, ah, ecco. Su. Rischiato un po', eh. Adesso... È chiuso. Ah, qua su. C'è il bersaglio. Quindi dovrò, immagino, saltare. Oh. No. Non lo so se ce la faccio, però. Ormai mi è venuto così. Vabbè. Ma velocissima la freccia tenendo premuto avanti. Che scoperta. Ve lo dico perché fino a poco tempo fa non lo sapevo. Cioè, con la freccia d'Apollo, se si preme la rotella di sinistra, si può velocizzare.
Ma tipo pochi giorni fa l'ho saputo. Dopo 30 episodi, più di 30 anzi. Meglio tardi che mai. Però fino a questo momento non c'è mai servito utilizzare la velocità, in effetti, quindi non era una cosa di cui sentivo il bisogno. Chissà. Allora. Ah. Percorso. Oh, oh. No, non ho preso il fuoco, mi sa. Ecco. Bisogna fare più veloce di prima. Ah beh, mi potrebbe anche servire qui la freccia veloce. Neanche farla apposta. Non troppo però, perché altrimenti vado fuori. Fuori strada. Dove devo andare? Di qua. Bene. Non credo si possa fare anche senza velocizzare, però. Sì. Sì. Ah. Ok. Voilà. Il forziere dov'era? Non l'avevamo ispezionato, sì. E dov'è? Non me lo segna sul GPS. Ah, è là. Sì, infatti sì. Però non lo segno qua. Forse perché è troppo lontano? Vabbè. Allora. Andiamo. Cos'è quello? Ah, oddio. Laser. Allora, su. Qui. Oh. Mi è venuto istintivo. Ho visto le casse, c'era uno spiraglio. Penso bisognasse fare così. Ma credo proprio di sì. Ok. È importante scegliere un simbolo per il Pantheon che la gente possa associare a te. I miei adoratori mi associano alla mela. E alla conchiglia. E alle rose. Ai cigni. Alle colombe. Ai delfini. Forse ho un problema di simbologia? Un po'. Perché qui è chiuso? Eh no, di là si va avanti. Anche lì c'è da rompere quella. Ma scusate, se le rompo con queste frecce? No, forse non si può. Proviamo. Ma giusto per spianarci la strada, almeno evito di utilizzare la resistenza. Non si può. Come l'ho detto. Come faccio ad aprire? Oh, il forziere lo voglio, eh. Non scherziamo. Non è che devo fare velocemente. No, eppure sono arrivato qua quando ancora il tempo non era finito, quindi no. Di qua. Proviamo? Ok. Ok. C'è una sfida. Vai. Ah. Ah. Qui servono le frecce di Apollo velocizzate, mi sa. Perché non c'è arrivato. Vabbè. Allora. Wow. Sono velocissime. Che spettacolo. Neanche a farlo apposta. Cioè, se non lo sapevo, qui col cavolo che riuscivo. Col cavolo. Che fortuna sfacciata. Yeah. Dacci la nostra reliquia. Papavero di Ipno. Ipno, dio del sonno. Vegli su di noi mentre dormiamo. Ma non è che ci guardi dormire, vero? Speriamo di no. Sarebbe inquietante. Allora, lì c'è il bersaglio. Forse devo lanciarmi e poi colpire il bersaglio.
Forse ho aspettato troppo? Scopriremo. No. Allora, colpo di Atena qua. Come prima. Dov'è? Credevo di averlo mancato. Perché non mi ha preso subito il tondo? Non lo so. Non me lo chiedete però. Niente. Quando ci sono ste nuvole di mezzo si fa sempre una fatica immane a risalire, perché ti bloccano completamente. Niente. Va bene, riproviamo. Bloccano completamente la visuale. Non ci si riesce a riprendere. Ok. Comunque, la tecnica era giusta. Bisogna solo perfezionarla un attimino. Vai, 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 sali. Ok. Adesso non sono abbastanza in alto. Qua. No, perché mi è partita la freccia velocizzata? In certe occasioni mi sembra davvero che non partano per bene i comandi. Porco Giuda, porco. Addio. Posso provare ad aspettare. Se sono arrivato, magari ce la posso anche fare. Meno male, meno male che siamo arrivati. Ok. Allora, forziere preso. Siamo a posto. Forziere, l'ultimo. Vediamo cosa ci darà. Corona delle ore. Prova di Afrodite, questa volta una su due. Ah, perfetto. Vediamola subito. Anche se non è durato tanto l'episodio, io mi fermerei comunque qua. 30% danni in meno inflitti dai nemici e dalle trappole. 30% danni con poteri divini. In realtà con questa qui faccio fuori i nemici facilmente con il martello, però è anche vero che di combattimenti ce ne sono molto pochi, quindi. Bella. Stiamo diventando una divinità a tutti gli effetti. Cos'altro c'è che non ho letto qui? Ah, questi, ok. E questa perché l'abbiamo potenziata. Perfetto, ragazzi. Qua c'è il salone di bellezza. Sedia di bellezza. Per rifarsi il look. La prossima sarà questa. Ok ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Comunque dopo, allora mi ha fatto una, poi due, tre e quattro. Quindi quattro ce ne sono di sicuro di Afrodite. Vedremo se ce ne sarà una quinta oppure no. Questa è quella di Efesto. Ok, per questo episodio è tutto. Mi raccomando, spoiciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utilizzati a quei messaggi li trovate qua sotto nella descrizione. Noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.